Lavoro da 10 anni in questo reparto. Quando sono arrivata, i medici erano già tutti qui. Lavoriamo da sempre tutti insieme. Questo è un lavoro impegnativo. Sempre 24 ore su 24 qualcuno di noi ad aiutare i nostri pazienti. Dobbiamo comprendere la loro sofferenza, conquistare la loro fiducia. La cirrosi è una malattia che dura tanti anni e anche il trapianto che restituisce loro una vita normale dopo richiede tanta attenzione, tanta cura. Negli ultimi anni ci sono stati tanti miglioramenti. La tecnologia ci ha dato una mano. Il bisturi ad ultrasoni per tagliare il fegato, il bisturi ad argon per coagulare, la colla biologica per arrestare i sanguinamenti più insidiosi. Ma quando tutto questo non basta, quando abbiamo bisogno di andare ancora più avanti e di affrontare le sfide più difficili, allora c'è la ricerca. Sin dal 1988, insieme con professionisti di altre specialità, abbiamo ideato e realizzato il Centro di Biotecnologia, il più grande laboratorio sperimentale italiano a supporto di una unità trapianti. In questo centro di ricerca, anche attraverso collaborazioni nazionali e internazionali di altissimo rilievo scientifico, è nato il fegato bioartificiale con cellule di maiale, usato con successo per la cura delle epatiti acute fulminanti in attesa di trapianto. Oggi insomma ci sono tante speranze per i nostri pazienti. Possiamo curare un tumore al fegato, problemi complessi sulle vie biliari, tante malattie che solo pochi anni fa non potevamo nemmeno affrontare. Il fegato è un organo generoso che dà la possibilità al paziente di rendersi conto della sua malattia, ma bisogna fare attenzione agli avvertimenti, ai segnali che manda. Le transaminasi alterate in maniera persistente, la positività all'epatite B e C, devono indurre i nostri pazienti a consultarci e noi faremo tutto quello che c'è da fare. Io sono cresciuto professionalmente con i miei pazienti e con tanti di loro andiamo avanti insieme negli anni.